qui su Cristal Radio Good Morning Milano sono le 8.09 ed è arrivato il nostro ospite di giornata Alessandro Burbank, buongiorno Alessandro Buongiorno, buongiorno, grazie Allora, poeta... Così mi hanno detto, però mi sembra di sì, ho anche ascoltato delle cose interessanti. Food poetry però, perché ha a che fare con il cibo. Ma ehm, Beatrice questa mattina ti ha chiesto cosa mettere nella diascalia sotto pancia, cosa gli, hai cosa gli hai detto di mettere tu invece? Poeta e buon gustaio, giusto? perfetto ok perfetto. va bene perfetto allora Alessandro devi spiegarci un po' perché qui non ci sto capendo niente quindi non ho capito se io devo mangiare con te oppure eh, godermi le tue poesie non ci sto capendo niente dammi una mano tu per favore allora eh, il mio è un punto di vista sul cibo molto personale perché gestisco il mio rapporto con il cibo attraverso la poesia questo poi ha anche, per fortuna, eh, dei risvolti eh, anche altruistici, e cioè il fatto che poi io vado nei ristoranti, assaggio delle pietanze particolari, scrivo delle poesie e quindi informo anche le persone eh, che possano cioè andarci e fare la loro esperienza. Però di base io nasco come poeta e ho sempre avuto diciamo, un rapporto con il cibo eh, bizzarro, e eh, quindi ehm, cerco di comunicarlo e anche eh, di affrontarlo al contempo. Eh, nella tua bio di Instagram c'è scritto che parlare di cibo è come ballare di letteratura, questo è interessante. Sì, è una, è una citazione di Frank Zappa che ho fatto mia, eh, parlare di musica è come ballare di architettura, okay. è un po' una risposta a tutti i vari critici sapientoni dell'epoca e vivendo noi in un'epoca di leoni da tastiera eh, ce ne sono tanti di eh, finti intenditori di poesia che magari possono venire o di cibo o sai quelli che discutono sulle origini della carbonara o che sostengono che il vero poeta sia Montale, Ungaretti e quindi uno non possa esprimersi ecco su Instagram eh, invece io ho scelto di fare una cosa ma di recente anche insomma molto naturale eh, cioè quella di abbinare poesia e cibo, le mie due croci e delizie eh, perché infatti cioè, tu eh, in realtà la poesia ce l'hai sempre avuta nella tua vita il cibo anche diciamo e da poco che invece hai voluto unire le due cose esatto, eh, ho sempre fatto poesia all'interno delle poesie eh, moltissimi riferimenti al cibo perché la mia nasce come una poesia comica mm -hmm. eh, non solo diciamo tragicomica ok ecco, il termine giusto eh, che magari nasconde come chiunque ha avuto dei problemi con il cibo eh, la, la propria eh, fisicità eh, con la simpatia Capito? sempre chi, chi è in ascolto, magari, e ha questo tipo di problemi. Lo sa che cos'è relazionarsi pubblicamente eh, quando hai delle insicurezze no? anche legate al cibo. E, e sì, quindi, per me, la poesia è eh, il modo con cui esco. Dal personaggio per ricalarmi sì. in un altro personaggio. Faccio questo, questa cosa di vasi comunicanti. Questo switch, quasi. Anzi, allora, ehm, Alessandro, io ti chiedo rimani qui con noi perché adesso ci ascoltiamo una canzone, ma poi voglio, voglio sentire anche una di queste poesie. Quindi preparatene una, va bene, ci dai, una pronta da spararci così no. da, per far colazione. A questo punto, verrebbe da dire, va bene? Andiamo con questo Harry è. Styles, e poi torniamo qui insieme ad Alessandro Burbank. Harry Style, as it was, uh, 8 e 15 minuti, Christian Radio, Good Morning Milano, qui con Alessandro Burbank, che trovate su uh, Instagram uh, con il uh, profilo burbank underscore poetry, giusto Alessandro, è quello corretto? Giustissimo. Dove trovate appunto questi video? La tua bio, come ricordiamo che tua Bio dice parlare di cibo e come ballare di letteratura. Poeta e buongustaio è la didascalia che ha voluto quest'oggi nel sottopancio della nostra trasmissione. Posso aggiungere anche paraculo io un po'? Non posso, si può fare. Si può aggiungere. Ah. <ride> perché ho visto dei video e hai capito cioè tu sei lì bello spacciotto che te, ti mangi la roba bello nel ristorante tranquillo e ci decanti la tua poesia però insomma devo dire che hai trovato proprio la giusta uh, sintesi crasi dei due mondi uh, però appunto io ne voglio sentire una di queste poesie non so se adesso dopo, dopo aver dato il paraculo non so se c'è ancora voglia di stare qui con noi però nel senso spero assolutamente di più di più di più e allora dai leggicene una decantacene una allora questa è una poesia che parla de dell'importanza di dare il nome alle cose. Ah. E si intitola Dare nome. Dare nome. Ho preso i ravioli. Ho messo i ravioli. Ho spento i ravioli. Ho detto ai ravioli e adesso ravioli. E loro lì, ravioli. Mi sentite ravioli? E loro lì, ravioli. Guardo i ravioli, contemplo i ravioli, tossisco e i ravioli sempre lì, ravioli, scusate ravioli, in silenzio ravioli, ma che modi ravioli di stare lì, ravioli fermi lì, ravioli mentre parlo, ravioli vi guardo, ravioli mi accorgo, ravioli che siete agnolotti. Ciao agnolotti, ciao caro. Eh vabbè, grazie. Alessandro Benita. Burbank, capite già cioè che non potete non seguirlo, cioè io ho un nuovo mito nella poesia mondiale da questo istante, quindi ve lo dico, adesso guarda, non ti avevo ancora messo il follow apposta perché lo volevo mettere nell'istante in cui mi innamoravo di te e lo farò in questo istante, quindi adesso insomma, però ci fa capire davvero come in realtà, oltre alla, eh, dicevi giustamente prima, comicità un po' no, della cosa, però c'è anche insomma la, come era, una volta fa ridere ma anche riflettere, giusto? È un po' così no? <ride> Come Tu, poesia da sempre, mi dicevi Alessandro, e, poi, sì. e, e cibo anche, appunto. Mi interessa molto questa cosa che però hai unito i due mondi. E come sta andando questa unione e quanto eh, ti fa bene? Questa unione. Allora, parto dall'ultima domanda perché mi fa molto bene, ma soprattutto mi fa molto bene aver trovato, come dicevi tu una sintesi, una crasi, perché ho provato tanto tempo a un po' rinunciare ad entrambe le parti, perché non sapevo bene, insomma, ho dovuto scoprirmi. Eh, io per anni facevo l'apertura dei concerti dei musicisti, per esempio, no? eh, che è un modo di ficcare la poesia eh, da qualche parte, perché la poesia è un po' l'arte meno... Consumata in questo mondo eh, capitalistico, insomma. E, e quindi la poesia un po' si appioppa nelle varie altre arti. E, da quando invece il cibo ha preso un certo protagonismo, eh, mi sono fatto coraggio e ho unito la poesia con il cibo. Eh, ho provato a fare. Qualunque cosa negli anni, tra cui eh, poesia e arti visive, poesia performance, poesia eh, eh, giornalaio sotto casa, cioè qualunque eh, altra tipologia di abbinamento. E questa qui invece mi gratifica parecchio, però andava trovata una ricetta, ok? E la ricetta e mai, è... mai ricetta fu parola più adatta in questo caso. Assolutamente, <ride> e infatti la ricetta era la cosa più semplice, semplicemente mangiare e dire, questo è sostanzialmente. Ma viene solo dal mangiare o anche dall'osservare il, il cibo, le tue, le tue poesie? Qui qua, ad esempio, qui non siamo arrivati ancora, no? in quella che c'è letto, tra dei ravioli che poi diventano, si scoprono, in realtà per quello che sono, la loro vera essenza è dell'agnolotto, non li abbiamo ancora dentati però. Assolutamente, infatti la, la poesia dice proprio quello che chiedi tu: eh, deriva dal guardare, dall'osservare e dall'ascolto. L'ascolto è eh, la tecnica fondamentale che c'è sotto la, la vera poesia. Ascoltarsi, ascoltare esternamente, una cultura, quella dell'ascolto, che è sempre più eh, difficile da praticare. Con eh, sai. Eh, un po', si dice, il narcisismo di massa eh, che provocano i social, eh, però mh, è anche giusto, secondo me, dedicarsi alla poesia e attraverso la poesia ritrovare l'ascolto delle cose. Questo è un po' il messaggio che, secondo me, un poeta oggi può dare in un mondo materialista. Perfetto. Allora io ti chiedo di rimanere ancora un attimino qui con noi, ancora una canzone e poi torniamo perché insomma ci sono altre cose interessanti che voglio sapere del tuo operato, come ad esempio questa cosa che fai delle scatole del tempo, no? Praticamente, cioè prendi del cibo, lo metti sotto non sotto formalina, sotto come si chiama? resina, sotto resina e poi chissà chi la troverà queste scatole. A fra poco ancora con Alessandro Burbank. e questa era Shakira con Soltera alle 8 e 25 minuti Crystal Radio con Alessandro Burbank qui a Good Morning Milano. Um, Alessandro, tu appunto po poesia e cibo, cibo e poesia, ma ogni cibo e ogni luogo legato al cibo sono buoni per una poesia? Assolutamente sì. Eh, il punto è delle volte all'inizio costringersi quindi eh, poi abituarsi Affinché a un certo punto ogni cosa, ogni gesto, ogni momento, anche una battuta del cameriere o eh, qualcosa di fuori posto può diventare la scintilla eh. per una poesia. Perché l'ispirazione eh, va allenata. Eh, certo. Io ho cioè, sempre sul telefono con le mie note e mi sono allenato a eh, scrivere eh, qualunque cosa che poi po possa evolvere in una poesia. Ovviamente io non credo nella poesia. Eh, oh, non credo sempre nella poesia ehm, come dire espressa, ma qualche nota, qualcosa che poi possa scaturire poesia, quello sì. Stiamo eh, pensando che io... però anche il cibo stesso influenza il risultato della poesia. Cioè, non potremmo mai fare una poesia allegra e spensierata sui broccoletti, ad esempio. Cioè, lì è una tragedia, una cosa no, tragica. Cioè. Sui... sui broccoletti? <ride> sì, assolutamente sì, i broccoletti sono. Eh, buonissimi, ah, sì, non so, qualche... ma non la tragedia. Per me è stata la tragedia più assoluta. Cioè era peggio del Macbeth, c'è cioè una cosa che non, non, non può. No, ma <ride> i capoletti di Bruxelles sono delle, delle caramelle naturali. Io te li consiglio, veramente perché hanno una dolcezza tutta loro. Anche... Quest'estate e Vedevo che la mattina mi svegliavo anche prestissimo per prendere i fichi mm -hmm. che era pieno di fico. Okay. E eh, prima di me si svegliavano eh, i caprioli. Ah. E quindi non trovavo tutti gli alberi gli sfogli, e mi sono detto: ma questi per loro sono dei negozi di caramelle, eh, sì. e quindi ti, ti consiglio di provare, magari se non ti piacciono certi tipi di verdure, perché anche a me mi piace di più mangiarmi una bistecca <ride> o tipo in altre maniere. Ma il cavoletto di Bruxelles. Mm -hmm. Raggiunge quelle vette lì ah, vedi, può, essere, può essere la porta la killer application delle verdure allora benissimo ok allora alessandro rimani qua con noi canzoni due consigli per gli acquisti poi torniamo perché appunto scatole con dentro del cibo resina epossidica e poi il tempo fa il suo dovere giusto più o meno e allora ne parliamo subito dopo eh. qui con noi con alessandro burbanca cristal radio good morning milano Ciao Laura Pausini, ciao Laura Pausini, che saluto sempre. Che io voglio sempre ricordarvi di quanto io vorrei essere amico di Laura Pausini, lo dico sempre. Eh, L'importante, Laura, te l'ho detto mille volte: che quando se usciamo e andiamo a karaoke non cantiamo le tue canzoni, perché non mi piacciono le tue canzoni. Però io vorrei tanto tanto essere amico tu invece, perché mi stai proprio simpatico come persona. E dico in più: dovresti apprezzare questa cosa. Adesso che io non ti voglio in quanto Laura Pausini cantante, non voglio un'amica famosa. No, ti vorrei essere amico tu perché sei simpatica per quello. Quindi dovresti apprezzare, eh, dovresti apprezzare e apprezziamo molto anche le poesie e vorrei essere amico suo e spero di diventarlo con Alessandro Burba che è collegato con noi Alessandro ancora buongiorno buongiorno di nuovo poesie, cibo, poesie ne abbiamo parlato nella prima parte se volete su goodmorning.milano.it potete andare a ripescare tutto quello che siamo detti nella prima parte dell'intervista ma adesso invece voglio capire com'è che dal mangiare allo scrivere poesia, all'unire le due cose a un certo punto sei finito al prendere alcuni cibi che tra prendesi cucini tu credo a quel punto, giusto? Sì? Sì. Okay. che cucini tu e li metti in dei tapping alla diciamo no li, li riempi di resina e poi che cosa ne fai ma soprattutto perché cosa ne fai e perché allora ehm, creo dei tesori, dei tesori. che tesori okay. giro per la città lasciando eh, pochissimi indizi su, su dove sono li riempio con delle cose un po' bizzarre eh, non del tutto preziose, ma ehm, anche preziose da un certo punto di vista, e, e poi invito eh, le persone ad andarli a cercare. Tutto nasce comunque da una necessità atavica di divulgare la poesia, quello è sempre alla base di tutto, perché mi piacerebbe che molte più persone si intendessero, parlassero e discutessero, leggessero poesia. E infatti all'interno di questi tesori sono nascoste anche eh, delle poesie, magari in un taccuino ehm, o comunque quello che io dico per parlare di questo tesoro è qualcosa eh, di poetico, è un'azione poetica secondo me, quella del, del tesoro. Soprattutto perché la sensibilità oggi, eh, che non è la sensibilità spicciola, ma la sensibilità vera, ehm, Passa anche attraverso la poesia, e spesso si tende a declassare un po' la poesia in favore di qualcosa di più forte, di, eh, più di impatto. Ma invece, secondo me, io la teoria di Rambo, la vuoi sentire? La teoria di Rambo? Sì, la se eh... se vuoi sentire? Sono curioso a questo punto. Devo dire. Rambo, perché era sia sì, fortissimo una macchina da guerra, no? però no? era anche sensibile come una corda di violino. Quindi il mio approccio alla sensibilità è lo stesso eh, di Rambo. Cioè, cazzo, io sono sensibile, ti prendo e ti, ti spiego le cose, capito in che senso? Sono mh, guerrescamente sensibile, chiaro, <ride> cioè, come dirti io, eh, della propria intimità, eh, del proprio personale, perché Rambo voleva difendere in qualche modo qualcosa che lui aveva dentro di fragilissimo. E lo, lo, lo faceva con un mitraglione ehm, ecco questo lo fanno anche i pirati secondo me ah tu dici un po, po' piratesco nel tuo compie sì, il poeta e il pirata sono due parole che si assomigliano anche in qualche mm -hmm. maniera e, mm -hmm. e secondo me hanno la stessa radice in qualche maniera perché comunque chi vive da poeta sa che in qualche maniera vive anche da pirata della società <ride> quindi nascondere il tesoro è diventato quasi un Qualcosa eh, di automatico. Beh, sì, anche perché, appunto, nascondi, poi, nel tuo caso, appunto, nascondi questi tesori. Poi, per scrivere le tue poesie, oh, c'è poco da fare: saccheggi la realtà intorno a te, cioè, nel senso va eh, ah, Vai all'arembaggio sì. di quello che tu vedi, no? Esatto, vedi che come calza tutto bene questa metafora. Eh, Ma, sì. Quando succede, che è vero. Ecco. Eh, sì, giusto. Se funziona vuol dire che è così, um, Alessandro. Poi adesso Foriona sta parlando anche che, insomma, la scena poetica e di, po di, po di poetry è molto ben fornita, soprattutto in questo periodo. Non si, uno magari non ci penserebbe, non lo direbbe, direbbe: è solo è, solo, è tutto trap, e invece non è così. Eh no, eh no. io guarda, ho iniziato eh, a 18 anni. Adesso ne ho 36. Ah, pensavo, di, le... pensavo 19, pensavo. Eh? Ho, detto, ho iniziato a 18 anni, adesso a 19 anni cosa fai? No, invece no, non è qualcuno in più, ok. 19 anni dopo. Okay. No, <ride> e, e, come dire, ho iniziato a leggere le mie poesie eh, durante i Poetry Slam mm -hmm. e fino a pochi anni fa li frequentavo assiduamente, quindi ho visto crescere una scena che adesso. Eh, in ogni città italiana, grazie anche alla LIPS, lega italiana poetry slam, è presente, cioè tutte le sere, così come per, un con per i concerti rap, eh, tutte le sere c'è un poetry slam in Italia, quindi le persone sanno dove poter andare a iniziare questo percorso, per esempio. Ed è interessante come la scena, appunto, non è solo localizzata a questo punto, ma veramente ormai in tutta Italia, come ci dicevi, anche grazie. Appunto, che c'è anche tanto di Lega. Quindi insomma, è ben, è ben fatta. Alessandro. Allora io ti ringrazio davvero, è stato molto interessante. Prima di salutarti, però, devo farti una domanda che mi ha chiesto la redazione di farti qual è il tuo cibo preferito? Perché sono curioso poi di capire cosa ne è uscito fuori da quella roba. Lì credo tutte, tutte macchinose que quelle due là, eh, te lo dico. Questa è la classica domanda a bruciapelo. Meno male che non mi avete chiesto il mio libro preferito perché sarei stato qui a eh, pensare un po' troppo a tempi non è il massimo. Però io ti dico subito all'istante la pasta e fagioli come la faceva la nonna, okay. soprattutto se scaldata del giorno prima, okay. perché mia... eh. dei... impegnativa, mi viene da dire, nel senso, è una passione una passione impegnativa, ecco, diciamo così. <ride> Alessandro, grazie mille davvero. È stato un piacere conoscerti. Spero di risentirti presto. Se passi dalle parti di Milano, lo studio è qui vicino allo stadio, quindi ti aspettiamo. Eh? Benissimo, che bello, grazie, gentilissimo. Infatti, è un lavoro mattutino pazzesco, siete dei grandi. Grazie mille davvero ad Alessandro Burbank, alle sue poesie, alla colazione che ha imbastito qui con noi oggi. Nel, di solito dico menù della giornata, infatti, oggi anche qui non c'era parola più adatta che dire, che, insomma, il menù di good morning vi ha dato anche Alessandro Burbank. Grazie mille, Alessandro, buona giornata.